Ciao a tutti, questo è un video che risponde ad una richiesta che ci ha fatto Alessia Lux. Grazie Alessia per la richiesta, soprattutto grazie per essere una protagonista del nostro canale. Senza le tue richieste non sapremmo come fare, veramente, visto che ci dai sempre degli ottimi spunti su cui riflettere. La sua richiesta in particolare era relativa alle perle cerate, ci chiedeva maggiori informazioni. Adesso, dalla quantità di materiali che vedete sul tavolo, capite bene, io non mi sono limitata alle perle cerate. Il fatto è che mi sono confrontata con lo staff di Hobby Berlin e ci siamo resi conto che l'argomento è talmente vasto e poi non comprende soltanto le perle cerate, perché poi inevitabilmente si vanno a toccare anche tutti gli altri campi relativi, ad esempio, alle perle Swarovski, alle perle naturali o alle perle di acqua dolce. E quindi abbiamo pensato che fosse interessante fare un video che fosse abbastanza esaustivo e che vi desse tantissime informazioni sulle perle in generale. E poi anche sulle perle in particolare, permettendoci anche di fare dei confronti tra le varie perle. Innanzitutto la perla è qualcosa che l'uomo ha sempre adorato, diciamo, l'ha sempre utilizzata perché era nei gioielli, è qualcosa di straordinario, già la sua nascita, cioè il fatto che si venga a creare perché nella cavità palleare di un mollusco entri un oggetto estraneo, il mollusco quindi cerca di difendersi, riveste questo oggetto estraneo con una sostanza che fondamentalmente è carbonato di calcio mescolato a qualche altro minerale e si viene a creare così la madreperla. E questa madreperla riveste poi questo oggetto estraneo e noi poi utilizziamo questo bellissimo componente per i nostri gioielli. Le perle d'acqua dolce e d'acqua salata sono ottenute tuttora così, no? Vengono fatti molto spesso degli allevamenti per cercare di contenere i costi per quanto è possibile. E si riesce anche un pochino a determinare la forma della perla perché si sceglie un componente particolare da immettere all'interno del mollusco come oggetto estraneo, in modo che il prodotto finale sia in qualche modo in relazione alla forma dell'oggetto estraneo che abbiamo immesso all'interno delle valve del mollusco. Però comunque anche a livello dell'allevamento ci sono delle limitazioni. Non è molto molto facile comunque riuscire ad ottenere delle perle che abbiano tutte la stessa dimensione e soprattutto è molto difficile ottenere perle che abbiano una dimensione maggiore ai 12 mm, è molto raro, quindi anche il prezzo di queste perle sale molto e diventa proibitivo per chi come noi magari è semplicemente l'hobby di creare gioielli e insomma utilizzare componenti che hanno un valore eccessivo, insomma ci diventa impossibile. Quindi l'uomo cosa ha fatto? Ha pensato di creare delle imitazioni, giustamente. La limitazione più vicina alle perle d'acqua dolce e d'acqua salata sono le perle naturali, le perle di madreperla naturali. Queste vengono ottenute in laboratorio, quindi non vengono create dal mollusco assolutamente, però vengono realizzate utilizzando proprio i componenti che il mollusco stesso sfrutta per realizzare la sua perla e madreperla. Quindi vengono utilizzati tutte quelle sostanze che fanno parte del guscio della conchiglia, compresa la madreperla. Soltanto che queste perle, essendo create in laboratorio, hanno delle forme estremamente regolari e in più è possibile deciderne la dimensione a priori. Quindi si possono avere benissimo anche perle più grandi di 12 mm senza problema. Quindi le perle di madreperla naturale, diciamo, sono l'imitazione più vicina alla perla normale, anche se poi alla fine in alcuni casi hanno un aspetto un po' differente, quindi soprattutto per quanto riguarda la varietà di colori ci sono degli aspetti un po' differenti. Però tuttavia la lucentezza è eccellente, anche il modo in cui riescono a riflettere la luce sono molto simili alle perle di acqua dolce o di acqua salata, perché appunto sono composte degli stessi materiali. Parliamo invece proprio di imitazione di altro genere per quanto riguarda ad esempio le perle della Repubblica Ceca. La Repubblica Ceca è il più famoso produttore mondiale di imitazioni di perle. Noi le chiamiamo perle cerate, però ad esempio in America le chiamano imitation pearl. Quindi, e sono sostanzialmente delle perle di vetro che poi vengono trattate fino a che non assumono quell'aspetto molto molto simile alla perla originale, anche se poi come vedremo da vicino cambia molto la luminosità, la lucentezza della perla, anche il tipo di riflesso che emette una perla cerata è completamente differente da una perla naturale o da una perla di acqua fiume o di acqua salata. Accanto sicuramente alle imitation pearl, quindi alle perle cerate, abbiamo le perle Swarovski.
Vi diciamo sinceramente che non abbiamo trovato moltissime informazioni sulle perle Swarovski. Io personalmente sarebbe piaciuto dirvi di cosa sono composte, se all'interno c'è una perla in vetro, in cristallo o qualcosa del genere, ma non sono riuscita a trovare delle informazioni esaurienti, soprattutto affidabili. Quindi, per quanto riguarda le perle Swarovski, non so dirvi più di tanto. Quasi sicuramente sono imitazioni di perle, quindi sono molto simili alle perle cerate, però sicuramente essendo dei prodotti Swarovski vi assicurano anche una certa qualità, visto che la qualità è il cavallo di battaglia della marca Swarovski. Però quello che è certo è che non sono assolutamente delle perle naturali e sono sicuramente delle imitazioni molto più vicine alle perle cerate rispetto che alle perle di madreperla naturale. Adesso da vicino vi mostro tutte le varie perle, così potremo confrontare insieme le dimensioni, la struttura del foro, la lucentezza e vedere le differenze tra le varie perle di fiume, le perle di madreperla naturale e le perle cerate. Allora, voglio iniziare col mostrarvi delle perle d'acqua dolce, quindi parliamo proprio di perle originali, naturali al massimo. Naturalmente sono di allevamento, però sono state create proprio dai molluschi, quindi sono perle vere. Queste in particolare sono dei bottoni. Allora, intanto una cosa per quanto riguarda le perle, noi abbiamo diverse forme, in questo caso abbiamo i bottoni, come vedete sono delle sfere un po' schiacciate, altrimenti abbiamo ad esempio le potato, le patate, perché hanno questa forma un po' più tondeggiante, ma comunque se le vedete bene non sono proprio delle sfere perfette. A livello di qualità, le potato sono quelle che costano un po' di più di tutte, perché naturalmente ottenere questa forma quasi tondeggiante è molto più complesso già rispetto ai bottoni. Una forma ancora più comune è quella dei chicchi di riso. Ce ne sono in diverse dimensioni, come vedete i chicchi non sono tutti uguali, non hanno tutti la stessa forma, proprio perché sono naturali. Poi un'altra cosa che vi voglio dire, mi sembra importante, è che per quanto riguarda le colorazioni, esistono delle colorazioni naturali, invece altre che sono ottenute tramite dei trattamenti. Per quanto riguarda il sito Piperline, tutte le perle di acqua dolce che sono bianche, rosa o lilla, queste tre colorazioni sono naturali, non sono state trattate, mentre quest'altra colorazione qui, marrone peacock, oppure quest'altra colorazione peacock, questa è artificiale. Una cosa che distingue più di tutte le perle originali, diciamo così, è la loro lucentezza, la loro luminosità e la capacità di riflettere la luce su tantissime tonalità diverse. Ad esempio, questo filo di potato, io non so se la videocamera riesce a riprendere, ma emette delle colorazioni sul rosa, rosa, violetto, lilla, è fantastico, dei colori veramente stupendi. Poi ci sono anche altre forme ancora più irregolari, tipo queste, o anche tipo questa. Questa è madreperla Biwa, una forma molto particolare, foro centrale. Anche qui parliamo solo di madreperla naturale. Un'altra forma è quella dei bottoni. Vedete? Il foro si trova qui. Nel momento in cui dovete acquistare delle perle, le cose che dovete tenere in considerazione è che sicuramente il loro valore varia a secondo del tipo di forma che hanno, perché naturalmente una forma tondeggiante ha un maggior valore rispetto a una forma, ad esempio, a chicco di riso. E inoltre anche la dimensione. Più è grande la perla e più è rara, perché è difficile ottenere delle perle che siano molto grandi a livello proprio naturale, del processo naturale con cui viene creata la perla.